questo concetto è un concetto, secondo me, importante, che dovrebbe essere quasi scontato. C'è un concetto di, come dire, di cycle design. Un prodotto dovrebbe essere progettato tenendo in considerazione, diciamo, tutto il suo ciclo di vita, quindi dall'inizio alla fine, ma anche come a questa fine può esserci un nuovo inizio, sotto con diverse metodologie, diversi punti di vista. Ci si sta muovendo in questa direzione. Allora, è molto molto importante. Per fortuna negli ultimi anni se ne parla sempre di più, perché quando si parlava di sostenibilità negli anni 80 o 90 era una cosa a cui si prestava pochissima attenzione. Fortunatamente negli ultimi anni si presta tantissima attenzione e sono sensibili a queste cose non solo le aziende, ma anche gli utilizzatori, la gente che poi compra questi oggetti, ed è una cosa estremamente importante. Diciamo che ogni designer ha anche un dovere morale e etico in tutti i suoi prodotti di pensare alla sostenibilità. Sì, diciamo che la sostenibilità il designer può proporla, ma deve partire dal basso. Quindi il consumatore, chi acquista, deve apprezzarla, l'azienda deve utilizzarla come uno strumento di vendita e di promozione del proprio prodotto, e quindi la nostra proposta viene accettata a tutti i livelli. Fortunatamente negli ultimi anni questa cosa sta avendo successo, è apprezzata, mentre nel passato purtroppo non era un muro di gomma.